Ben ritrovati su Undertale, in questo laboratorio stranissimo, levo la freccetta, da questo laboratorio stranissimo, terrificante, terrificibile. Compri le patatine per 25 godi gold? Ha dato un po' di patatine, ok, mi accontento. Ah, l'ennesimo, entrata numero 6. Asgore ha chiesto a tutti... Asgore ha chiesto a tutti quelli delle città, a tutti quelli fuori città, di mostrare che sono caduti, detti anche morti, detti anche deceduti, detti anche tutto. I loro corpi arriveranno oggi. Sono in stato di coma e presto diventeranno polvere. Ma che succede se il netto della determinazione? Se la loro anima potrebbe persistere dopo la loro morte, la libertà potrebbe essere più vicina di quanto pensassimo. È una cosa che supera i sogni più disturbanti di qualsiasi persona. Intanto numero 9. Le cose non vanno bene. Nessuno dei corpi è diventato cenere, quindi non posso iniettargli l'anima. Non posso avere le anime. Ho detto che alle famiglie che avrebbero avuto le ceneri indietro per i funerali. La gente sta cominciando a chiedermi che sta succedendo. Che faccio? Il che era colpa mia. Vabbè, ma fa capire benissimo la situazione. Hai aperto il rubinetto. Hai aperto il rubinetto. Non è quello che penso, vero? No, per fortuna. Per sfortuna no. Oh mio Dio, ma dove siamo? Siamo sicuri che sia Undertale? Oh, allora. Non posso risparmiarli, ma andiamo ABC, neanche un nome c'hanno. Cell, non lo so. Vediamo un po'. Chiami essi. Cosa? Tira fuori il tuo telefono e senti delle voci attraverso il ricevitore. Unisciti al divertimento. No! Allora, non sembra difficilissimo, anche se è piuttosto inquietante di quanto sembri. Ma nessuno è arrivato, come potrebbe intuire. Memory head. Join. Ok. Ok, stiamo insieme a qualcosa di simile. Ok. Oh, siamo in pace, fistuniamoci a loro. Wow, per poco. Ma nessuno è arrivato. Rifiuto. Rifiuta. Ok. Ho peccato, intendevo. Wow, sta diventando difficile. Come non detto. Davvero? Posso? Per fortuna. Zero. Ma c'è una chiave rossa che è caduta nel lavandino. L'hai presa e l'hai messo nel tuo portachiavi. Questo è? Chissà perché. Chissà perché, ma la chiave rossa ci sta perfettamente nello slot. C'è una nota per terra. Non puoi farcela. Drain la droppata. È tutto quello che puoi leggere. Mi sembra che tipo che sia caduta. O che qualcuno l'abbia fatta cadere. Qualcosa di simile. Anzi no, analizzate tutto. Ve lo dico già. No spoiler, ma analizzate tutto. Sembra un tavolo delle operazioni. Ok, è appiccicoso. Appiccicoso. Non voglio sapere che è successo qui. Già Resident Evil non aiuta. Poi ci arriva anche Undertale nei laboratori. Qua a finire che ci arriva un virus. Un virus T versione 2.0. Oh, l'ennesima tavoletta, l'ennesimo schermo. Entrata numero 12. Non è successo nulla. Non so cosa fare. Continuerò a iniettare tutti con la determinazione. Voglio che funzioni. Hai voglia te. Entrata numero 12. Uno di questi corpi ha aperto gli occhi. Wow. Allora ce l'hai fatta, che? È una ciotola per cani vuota. Un letto.
Sembra un letto confortabile. Ti disegni? E perché no? Beh, sembra... Ah, ti disegni e basta. Slender? Sei tu? Vediamo un po'. Aspettiamo. Che succede? Ci aspettiamo. Non si fa fuori, vero? Tan tan tan, tan tan tan. Ah, no, niente. Ma che succede se stiamo fermi? Non è niente. 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 Ah. Ah, ok, grazie. Vedi che sono bravi i fantasmi. Sono bravi i fantasmi, eh? Ah, c'è qualcosa sotto le cose. Sotto le cose. Sotto le coperte. Controlli? Tan tan tan. C'è la chiave gialla. Benissimo. Non so perché. È un letto. Vedete come ho analizzato tutto, ma tutto, ma tutto. È un letto. È un letto. Ah, comunque sono andato a casa, non sapevo che fosse lì. È un letto. È un letto. Chissà perché è un letto. Oh. Dab. Entrata numero 14. Tutti sono caduti. Tutti quelli che sono caduti si sono svegliati. Ah, si camminano in giro e parlano come se, nulla fosse successo. Io pensavo se ne fossero andati. Ok, io salvo per evitare. Per andare. Si chiama True Laboratory questo qua. Non sta a dirmi. Fiori dorati, non è un caso. Entrata numero 7. Ah, dobbiamo avere un qualcosa per prendere le anime dei mostri quando il tempo arriverà. Quando arriverà il momento. Dopotutto, un mostro non può assorbire l'anima di altri mostri. Proprio come un umano non può assorbire un'anima di un altro umano. Dunque... Cosa? Dunque qualcosa che non c'è né mostro né umano? Non ha tutti i torti, però è raccapricciante. Entrata numero 10. Gli esperimenti del Vessel sono un fallimento. Sembra che non ci sia alcuna differenza. Comunque... Ma comunque lavorano lo stesso. Ah. Ah, sono i semi si attaccano a te e non ti lasciano andare. Ah, questi qui intendeva. I fiori. E non ci arrivavo. Cosa? Ma che succede? Allora, è raccapricciante. Act. Mystify un preclin tipicon. Picon? Cos'è un picon? Ah, è un astigmatismo questo qua. No, non picon. Allora, mystify. Non vedo qualcosa di misterioso. E questo ha capito che c'è qualcosa di più da imparare da questo mondo. Parla in italiano. E ora? Cosa significa quello? Non so, tipo sembrano che l'abbiano sbranato quasi. Pulisci? Ti lavi le mani, non è successo nulla. Oh oh. Ah, è una specie di zombie. Help. Vabbè. Ah, fai un suono familiare, ma nessuno ti sente. Non ho capito. Cosa sta succedendo? Non ho capito. Che era capricciante. No, questa qua la tengo. Questa perché la Butterscotch Pie non la, credo non la userò mai. Ah no? Oh, schivate quasi tutte. Benissimo. Prega. Si ricorda della coscienza o qualcosa di simile. E adesso diventa una testa vagante. L'ho schivata per miracolo. Ne ancora? Picon? Picon? Ah, sembra di ricordarsi qualcosa. Reaper Beard. Finalmente qualcuno l'ha capito. Ribbit, ribbit, coraggio. È anche un... come si chiama? Una rana, come cavolo si chiama? Ah, hai vinto e te ne sei andato. Però non mi hai rubato nulla al maledetto. E adesso quella blu. Ecco la blu, eccolo. Ah, c'è una nota per terra, poi solo freddo. È tutto quello che tu sei riuscito a leggere. Freddo.
freddo, sì, in effetti è una stagione di freddo, un inverno maledetto. Che c'entra qualcosa? Decisamente no. E basta accenderti. Ma no, andiamo a destra. Andiamo a destra, dopo a sinistra. Non so, mi sembra che... entrata numero 11. Ora che Metatron è diventato famoso, non mi parla più. Tu sei un maledetto. Sì. Tranne quando mi chiede di finire il suo corpo. Ma sono spaventata di finire il suo corpo. Non necessiterà più di me. E non saremo più amici. Nel senso... tutte le volte che ci lavoro divento veramente... sudo veramente molto. O Sweetie mi sembra sia sudato. Sì. Premiamo. C'è una leva sul muro. La premi? Sono qua per questo. Oh, un po' di aria faccia. Stacca. Oh, cavolo, stacca. Che cavolo è? È il Nemesis. Come vado via da qui? Chiudiamo il gioco. Aia. Non funziona. È l'amalgamate. Bacon, è il bacon. Chissà perché, ho fame adesso. Chiami l'amalgamate. Ti arriva addosso perdendo uno strano liquido dall'orifizio. Quello lì che vedete in cielo. Un cane co... Allora, vogliamo parlare di questo particolare? Aspetta, accarezzi. Accarezzi l'amalgamate, ma ha delle convulsioni molto veloci. E poi si calma. Resta tranquillo su di te per un momento. Improvvisamente si allontana. E trema sui muri. Qualcosa di sì. Oh, veramente ha fatto fatica a tradurlo questo. No, non mi prendi. Aspetta ancora. Provi ad accarezzarlo, ma le tue mani lo attraversano. Sembra che non voglia più essere accarezzato. Va bene. Ma mi sta sparando coltelli. Mi sta sparando, sai. No. Un colpo, guampa. Mio Dio, avete visto quanto era vicino quello? Glamburger? L'ho comprato per questo motivo. Proprio per evitare... evitare che un cane con un buco in faccia mi colpisca. Ora credo che devi giocarci. Tiri la tua arma all'angolo della stanza. L'amalgamate lo riporta. E ripeti questo processo per un po' di tempo. Ora l'amalgamate è veramente stanco. E si stende su di te. Dobbiamo carezzarlo, sì. Piano. Oh, cavolo. Velocissimo. Wow. Mi ha preso. Ok, petto ancora. Lo carezzi. Sta tremando ancora di più. Puoi finirla? Sta diventando raccapricciante. Sul serio. Undertale, cosa sei diventato? Ancora. Lo carezzi in modo decisivo. E sembra di essere soddisfatto. Oh. Endogeni è contento. Per fortuna era una... Io mi sono spaventato non poco. Non sul serio. Se volete un horror c'è Undertale. Non chiedetemi SCP. Che è SCP? Che è Outlast? Il futuro. Ah già. Entrata numero 15. Mi ha droppato una chiave per caso? No, non penso. Entrata numero 15. Sembra che le ricerche siano un punto morto. Ma almeno abbiamo avuto un lieto fine da questo. Abbiamo mandato i fiori e le anime indietro ad Asgore. E ho chiamato le famiglie di tutti, ho detto che sono tutti vivi. E li manderò tutti domani. Beh, in effetti non è un lieto fine. No.
Credo di aver capito che sia successo. Cos'è? Cosa molto? Ma perché? Perché deve diventare un horror dei peggiori? Che cavolo? Cosa? Tutto qui? C'è una chiave verde sulla vasca. La prendi e la metti nel tuo porta tutto. Ci sono rimasto un pochino. No, non ancora. C'è un VHS player con un po' di videocassette in quello. Cavolo. Sta per cadere il telefono. Ah, sembrano di essere etichettate con uno specifico ordine. Quale guardi prima? Uno. Ah. Ehi, Gori, svegliati. Chi è? Chi è, cara? Perché hai quella videocamera? Shh, voglio prendere la tua reazione. Gori, qual è il mio vegetale preferito? Carote, giusto? No, il mio vegetale preferito è... edamame. Capita? No. Vai a letto. No, non ancora. Ora, se fossi un cane, che razza di cane sarei? Non lo so, tesoro, che razza di cane vorresti essere? Vorrei un Pomeranian. Vai a letto. Oh. Sì, sembrava Babbo Natale, lo so. Sono sicuro che sei felice di avere questo bambino. Lo sai? Se continui a fare scherzi come questo, un giorno tu potresti essere un famoso momediante. Beh, vado a letto. Ehi, aspetta, Tori, questo era divertente. Lo so. Sto solo scherzando. Buonanotte. Ancora? Quante ce ne sono di queste? È troppo buio perché il video venga fuori. Ah, e mi sembrava strano, ora sono diventato cieco. C'è una nota per terra, non puoi farsi sotto sheets. Non so cosa sia una sheet, a parte una parolaccia. Ah, perfettamente. Perfetto, sì, guardiamo anche le altre adesso, non preoccupatevi. Entrata numero 4. Ho fatto ricerche sulle umane per vedere se posso trovare qualche informazione sulle loro anime. Ho scoperto intorno al castello, ho trovato questi strani video, qualcosa di simile. E non sembra che Asgore li abbia guardati. Non penso che dovrebbe. Beh, fino all'1 era qualcosa di buono. Andiamo un po' al 2? Ok. Io. Sei pronto? Fai la tua faccia spaventosa. Aspetta, il tappo su. Cosa? Non lo vuoi fare di nuovo? Avanti, smetti di scherzare. Finito? Per fortuna che non sono tutti così lunghi. Ok, vediamo la terza. Ehi, sorridi per la camera. Questa volta ti ho fregato. Ho lasciato il tappo su. Apposta. Ora stai sorridendo per nessuna ragione. Cosa? Ah, sì, ricordo. Quando ho fatto la torta di... la torta per papà, giusto? La ricetta voleva delle tazze di burro. Cazzo, tazze di burro, cosa si fanno in America? Il colesterolo a 300.000. Ma abbia messo il buttercup invece. Quei fiori l'hanno fatto sentire veramente male. Mi sono sentito davvero una brutta persona. L'abbiamo fatto sentire mamma veramente, veramente male. Dovevo ridere anch'io come hai fatto tu. Ma comunque, dove stai andando con quella? Cosa? Spegni la telecamera. Ok. Con quello cosa, scusa? Con quello cosa? Una minigun? No, sto andando a uccidere qualche super mutante. Ma aspetta, ha sbagliato il gioco, scusa. Non mi piace quest'idea. Cosa? No, non...
Ah, eh sì, ma i mini grandi non piacciono. Ok, va bene, sì. No, non avrei mai dovuto dubitare. Non avrei mai dovuto dubitare di te. Sì, saremo forti, saremo liberi da tutti. Prendo i fiori. Che ci vuoi fare con i fiori? Gli spinelli. Fiori, che formano i fiori? Ah, 5 foglie. Ganja. Tape 5 e finiamo. Puoi sentirmi? Vogliamo che ti svegli. Devi stare determinato. L'ho già sentita questa frase. Non puoi. Tipo, non puoi abbandonare. Sì, non puoi visitare la spugna. Sei il futuro degli umani e dei mostri. E svegliati. Non mi piace questo piano. No, nel senso, non avrei mai dubitato di te. Sei, giusto? Ne abbiamo presi 6. E lo faremo insieme, giusto? Cosa diavolo è successo? Penso che abbia mangiato i fiori. Come fanno dei fiori a ammazzarti, scusa? Non so, non sono un esperto di. Vabbè, intanto ho mangiato queste qua. Andiamo, saliamo. Ecco. Bene, ora non sono sicuro nemmeno dei salvataggi. Cosa sei? Cosa sei? Allora, flex no. Aiuto! Scream! Ma nessuno è arrivato. Benvenuto nel mio inferno speciale. Lo vedo! No! Ah, il dente bucato! Non ci arrivavo! Ah, ok, allora vediamo. Non abbracciare. Ah, ok, lo lasci fare. Stai qua con me. Grazie, ma no. No, proprio veramente ho roba importante da fare. Preferirei di no. Ah, fai un suono familiare. Il suo corpo trema. Pensi che sono carina? Qualcosa di simile? Cosa sto facendo? Però funziona. No. Sì, curiamoci. Ho avuto problemi con questa qua l'altra volta. Stai qua con me. Sa di minaccia. Per pochissimo. No, mi ha preso. Wow, per poco. Cosa faccio? Call, ok. Chiami aiuto. Ah, quello che dicono tutti. Ah. Vabbè, ma potevi lasciarmi un po' più di tempo. Cosa faccio? Cry? Ancora. Pensi che sia ok? Allora, finché fa questo qui va bene. Guardiamo. Tac. Sì, è stato io. No, 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 che magari ci frega. Aspetta. No, 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 siamo sicuri. Crabapple. Quello che dicono. Che magari faceva l'attacco forte. Io non ero preparato. Ma è difficile quell'attacco lì. Possiamo scream call. No, quella l'ha già fatto. Anag flex. Ah, sembra di ricordarsi qualcosa. L'ho già sentito. Sì, mi sembra che non gli piacesse mentre. Vabbè. Cavolo, ci è scampato poco. Oh, risparmia. Questa era forte. Ma questo coso gigante cos'è? Questo me ne sono accorto ora. Sì, era grande come tutto lo schermo, però. Macchina di estrazione, stato inattivo. È quella per estrarre le anime, dunque. Ancora. Entrata numero 19. Le famiglie mi chiamano ancora per chiedermi dove sono andati tutti. Cosa dovrei dirgli? Non rispondo più al telefono. È un refrigeratore, è vuoto. Ah, sembra contenere i campioni di qualche tipo. Un po', numero 20. Asgore mi ha lasciato 6 messaggi oggi. 4 a proposito di cui tutti sono arrabbiati. Ah, e uno a proposito che ha trovato una tazza che assomiglia a me. Grazie Asgore, l'unico che se ne frega. Un po', entrata numero 21, sì, vedo che trema, lo so, no? L'ho visto, l'ho visto.
E spendo tutto il mio tempo alla discarica adesso. È il mio elemento. Pessimismo. È vuoto. È vuoto? Non è vero. Ah, contiene campioni di qualche tipo. Questo è vuoto. Tu non sei. Ok. È così freddo. Posso riconoscere la forma. Era uno di quei come si chiamano? Eccolo. Cosa? No! Dici qualcosa? Sei terribile. Perché sei ancora vivo? Cosa? Non l'hai detto questo? Ah, per fortuna, ok. Cosa sei? Siamo in pacifist. No, zero attacco, zero difesa. Sembra che si stia perdendo. Beh, non hai tutti i torti, ma... Non so neanche vuole attaccarmi. Scherza? Ah, dici uno scherzo a proposito della neve. E fai una smorfia. Però dai, ridiamo. Vedi? Ah. È così divertente che stai lacrimando. Cosa? Non l'hai fatto? E che devo fa? Vabbè, qua c'è una depressione che... Beh, in effetti. Ah, dici un altro scherzo, la sua espressione comincia a cambiare. Ah, grazie. Mi ha detto lui grazie, Non me lo sono inventato. No? Un altro? Ah. Lei è completamente... Calma, hai vinto. Se n'è andata. Oh, la chiave blu finalmente, ce l'abbiamo tutte? Perfetto, ce l'abbiamo tutte. Curtain? Ah, sì, tenda. Ora dobbiamo tornare al punto iniziale dove c'era quella verde. No, quella blu. Allora, è tutto molto, come potete intuire, è tutto molto agghiacciante. Veramente agghiacciante. Pensiamoci. Allora, penso che l'abbiate intuito tutti, ma quella è la fine che hanno fatto gli Amalgamate. No, quella è la fine che hanno fatto i corpi in stato di coma. Sono diventati degli Amalgamate. Se niente della determinazione in dei mostri, succede questo. Diventano non mostri e non umani. Amalgamate. Se non sbaglio, dobbiamo tornare alla stanza generatore. Per fare qualcosa. Spero che non moriamo di nuovo. Nel senso, spero che non crolli tutto ancora, perché è già successo una volta. Due. No, mi dispiace. Quanto ci vuole ancora? Ah, per fortuna. Nope. Salviamo. E poi andiamo. Qua c'è un'altra. Ah, sì, quella è andata. Sembra che un altro... Aspetta un secondo. Ah, sì, questo qui non funziona. Neanche questo, quindi dobbiamo andare avanti qua. Sì, è spento. Questo invece? È spento. Tutti spenti, e adesso che devo fare? Questo invece è? Sembra che controlla l'elettricità dell'ascensore. L'accendi? È ovvio che accendi, non voglio rimanere qui imprigionato. Con quelli! Oh, sì, con quelli. La cosa si fa terrificante. Ho una spada, non ho paura di usarla. Ehi, fermatevi. Ho trovato del cibo, ok? Grazie. Scusami. Diventano aggressivi quando non trovano il cibo in tempo. Ah, penso che tu odori delle patatine che hai preso e... Comunque, il potere e sì, l'energia è tornata. E ho provato a riaccenderla. Ma sembra che tu sei arrivato un po' prima di me. Questo è stato un brutto inconveniente per te. Ma apprezzo che sei venuto fin qua giù. In caso. E dicevo... Ero spaventato di non tornare indietro. Ma non per questi qui. O qualcos'altro. Eh?
Pensavo solo di essere troppo paurosa di dire la verità. Penso che sarei corsa da qualche parte o qualcosa. Dico Dardo. Intendo. Penso che ti debba dare una spiegazione. Come sai, Asgore mi ha chiesto di studiare la natura delle anime. Durante la mia ricerca ho isolato il potere che ho chiamato determinazione e l'ho iniettato su mostri morenti e quindi le loro anime sarebbero durate dopo la loro morte. Ma l'esperimento è fallito. Vedi, non come gli umani, i corpi dei mostri non hanno abbastanza costituzione per tenere il potere della determinazione. E quindi i loro corpi hanno cominciato a sciogliersi e hanno perso tutto il fisico che avevano. E presto tutti i soggetti si sono sciolti e sciolti insieme sono diventati quelli. Sì, quelli. Vederli così, lo so, non potrei dirgli la verità. Non potrei dirlo a nessuno. Non c'è, non c'era da stupirsi che tutti me lo chiedessero. Ed ero troppo spaventato per fare altro lavoro, sapendo che tutto che ho fatto fino adesso è stato un fallimento terrificante. Ma ora che mi sono pulita la mente, la mentalità, l'ho detta in un modo un po' gaio, lo sa, dirò a tutti quello che ho fatto. Sarà difficile essere onesti e credere in me stessa. Ma sono sicuro che ci sarà un momento in cui mi. Sì, ok. Vabbè, avete capito, non ho capito neanch'io. Ah, ci sono momenti in cui fallirò di nuovo. Sapendo che ho amici a coprirmi le spalle, so che sarà molto più facile risolvere questi problemi. Grazie. Che c'è? Avanti, ragazzi. È tempo che tutti tornino a casa. Anch'io. Voglio tornare a casa. Sono bloccato qua giù, mi hanno rapito. No, sto scherzando. Chiamata numero 8. Ho scelto un candidato. Non l'ho detto ad Asgore, ma vorrei sorprenderlo così. Nel centro del giardino c'è qualcosa di speciale. Nel giardino c'è qualcosa di speciale. Il primo fiore dorato, che è cresciuto prima di tutti gli altri. Il fiore del mondo di fuori. È apparso poco prima che la regina se n'è andata. Mi stupisco. Che succederebbe se. Ah, che succederebbe se qualcuno senza un'anima avesse il desiderio di vivere? Sappiamo benissimo chi è. Lawi. Sì, è un essere senza anima lui. Non perché sono cattivo, ma perché tecnicamente lo è. Sì, il fiore se n'è andato. Che cosa avevo detto? Pronto? Chi è? È una voce che non hai mai sentito prima. Sei tu? È molto tempo, vero? Ma l'hai fatto bene. Aspetta, chi è questo qui? Non lo so. Ma grazie a te tutto si è sistemato. Tutto si è sistemato perfettamente. Ci vediamo presto. E vabbè, ancora sti ascensori però. Sta cadendo all'insù, spero. Perché? Qualcosa di simile. Non so, è tutto ramificato. Ora. Non volevo fare un altro discorsetto, però. Vabbè, dai, vi dico qualcosina leggermente, dato che stiamo per finire il tempo. Ma sono sicurissimo che il prossimo sarà l'ultimo episodio, l'ultimo di tutto. E ti prego, possiamo finire? No, perché magari succede come l'altro episodio. Allora, vi spiego tutto. A quanto pare, Alphys. Vabbè, no, dobbiamo farci tutto. Vabbè, ok, vi spiego intanto.
Allora, a quanto pare Alphys si era rassegnata e ha detto la verità a tutti. Come avete potuto vedere, gli amalgamati sono tornati a casa, tutto si è sistemato per bene. E a quanto pare, ora l'unica cosa che ci resta è combattere di nuovo Asgore. A quanto sembra. Però non so come potrebbe finire. No, sicuramente non finirà come l'altra volta, o almeno penso. Credo che quell'individuo misterioso sistemerà un sacco di cose. Qui non c'è neanche più salvataggio, se ne sono salvati. Me ne sono accorto, non c'è il salvataggio. Ti prego, se non comparire, grazie. Che già ho pochissimo, dovrei finirlo subito. Ma ha sbattuto contro la porta. Me ne sono reso conto adesso, perché siamo gialli? No, veramente, perché siamo già? Ora andiamo avanti. Il re. O almeno quando c'era il re. Quanto tempo manca? Qui, 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 qui. No, non dirmi che. Qua è dove sono caduto. O almeno mi sembrava, eh. Non me ne sono accorto ora. No, è un altro posto, mi sembra. Ah, il vero laboratorio. La fine. 400 minuti perfetti. Mio Dio, 400 minuti. Aspetta. 400 minuti e 11 secondi, perfetto. Allora, spero che il video vi sia piaciuto e spero che vi godrete l'ultimo episodio della Pacifist di Undertale, che sarà il prossimo, l'ultimo della Pacifist. Non lo so. Questo, non so, stasera va avanti da tipo tutto il canale e mi dispiace un po' finirla. Vabbè, è così. Sì, spero che vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire tutte le altre serie. Ciao a tutti!